casa dell'economia diventa la casa della trasparenza e della legalità, uso le parole del presidente della Camera di Commercio di Caserta, con la quale nel 2012 lei diede via a questa intesa che oggi si ripete qui a Salerno. Ma mi sembra molto significativo appunto che la casa delle imprese, ecco, diventi una casa di vetro, perché in effetti questo ci è stato concesso, di entrare liberamente nella parte più segreta e riservata, naturalmente per serie esigenze investigative che vanno comprovate e documentate in un apposito registro, con le indicazioni necessarie e i riferimenti a un procedimento penale, che naturalmente costituisce la ragion d'essere di questo accesso alla banca dati. Diciamo, dottore, che la prima novità è che si accorciano i tempi, perché voi avrete accesso diretto a questo registro informatico. Ma non basta, non è soltanto una questione di tempi. I tempi sono importantissimi, sappiamo che incombe sempre la prescrizione, soprattutto per i processi più complessi e delicati, ma è anche un messaggio, per così dire, simbolico. È importante che le istituzioni si aprano al loro interno, anche al mondo della giustizia, perché la giustizia non ha la vera giustizia, non ha secondo scopo, ha solamente lo scopo di accertare la verità, a benefici che oggi hanno veramente fame e sete. Presidente Prete, lo diceva anche il procuratore Lembo, non soltanto un gesto operativo perché consentirà alla procura di avere accesso più rapido e conoscere meglio le imprese, ma anche un gesto simbolico che apre la giustizia, le porte della giustizia delle imprese, alle imprese, e allo stesso tempo garantisce che la Casa dell'Economia diventi in qualche modo casa della trasparenza. Ma la Camera di Commercio è già la casa della trasparenza. Diciamo che al di là dell'enfasi che è giusto dare, perché un accordo tra due amministrazioni importanti sul territorio, come può essere la Procura della Repubblica e la Camera di Commercio, non può che non essere un accordo di rilievo. Noi oggi abbiamo dato la possibilità alla Procura di accedere liberamente nei nostri registri informatici, in modo da poter avere un'accelerazione, qualora loro occorresse, sulle indagini che riguardano persone, che riguardano società, che riguardano legami tra società. Il sistema informatico camerale è il più avanzato d'Europa, questo bisogna ricordarlo, siamo superiori anche alla Germania ed è una delle virtù forti che hanno le Camere di Commercio al proprio interno. L'obiettivo della sottoscrizione del protocollo di oggi è la ovviamente ottima relazione tra due amministrazioni pubbliche, ma anche dire il sistema delle imprese che rappresentiamo, che sono imprese che vogliono essere legali, che lavorano nelle regole, devono fare contrasto all'illegalità, perché l'illegalità significa, al netto di quelli che sono i problemi di natura penale, significa concorrenza sleale per le imprese che lavorano correttamente. Quindi noi dobbiamo agevolare le indagini, e con questo protocollo di fatti lo facciamo, affinché tutti coloro che operano in maniera scorretta vengano in qualche maniera più rapidamente, più velocemente, possono essere oggetto di osservazione da parte della Procura. Presidente, un aggiornamento anche sulla situazione del rapporto tra Camera di Commercio e Aeroporto. La Camera di Commercio sancisce la sua fuoriuscita dal consorzio. Oggi è stata fatta l'assemblea del consorzio Aeroporto di Salerno, nel quale è stato lanciato un nuovo aumento di capitale, perché ovviamente l'aeroporto sappiamo che è una infrastruttura che al netto, diciamo, di pochi voli, è un'infrastruttura che dobbiamo mantenere aperta, ma che ha dei costi e non tante entrate. E quindi c'è un nuovo aumento di capitale fino a 2 milioni e mezzo, che immagino sarà sottoscritto dalla Regione Campania e in parte dalla Regione Basilicata. La Camera di Commercio, come è noto, la riforma del sistema camerale ha ridotto drasticamente le entrate alla Camera di Commercio, quindi non potrà più partecipare agli aumenti di capitale. Siamo lieti, siamo fieri di essere stati coloro che per 20 anni hanno sostenuto l'aeroporto di Salerno, che bisogna sempre ricordarlo, quello è un aeroporto aperto. Io capisco che per i cittadini un aeroporto è tale se ci sono i voli di linea che arrivano e partono, ma quell'aeroporto è un aeroporto aperto all'aviazione generale e che funziona quotidianamente. Non è quello che ci aspettavamo, ma attenzione, noi l'abbiamo tenuto, parlo noi Camera di Commercio, in vita per 20 anni.
tra grandi difficoltà, attingendo alle risorse del sistema, e siamo certi che adesso, alla luce di quanto previsto dallo Sblocco Italia, che ha stanziato dal 2018 40 milioni per l'aeroporto di Salerno-Ponte Cagnano, al netto delle decisioni che verranno dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale della Campania e della Basilicata, questo aeroporto credo che abbia un futuro roseo. Sono ottimista, sono decisamente ottimista, ovviamente nel rispetto dei tempi tecnici che servono per fare un'infrastruttura oggettivamente da poter aprire a quei voli di linea che tutti auspichiamo, voli di linea quotidiani.